specialista in dermatologia e pediatria e appartengo alla piattaforma del mio dottore. Sono qui a rispondere ad alcune domande che possono essere, diciamo, di importanza per le mamme e per i loro bimbi da portare al mare. Una delle domande più frequenti è la sudamina, per esempio, che è una condizione causata dal fatto che la pelle non riesce a traspirare bene, quindi mantenendo occluso la sudorazione causa queste piccole bollicine su uno sfondo eritematoso. Terapie effettivamente non ce ne sono, bisogna rinfrescare l'ambiente anche utilizzando senza demonizzare il condizionatore, ma in funzione deumidificante, in modo che la pelle del bambino possa traspirare. Perché avviene nei bambini? Perché ovviamente i bambini hanno una superficie minore rispetto agli adulti e non riescono appunto a far traspirare bene la pelle. Come affrontare il mare e il sole? Ovviamente le scottature sarebbero necessariamente da evitare e più piccoli i bambini sono e meglio è preferire dei filtri minerali e non chimici che possono dare anche delle sensibilizzazioni. L'esposizione solare andrebbero ovviamente evitate le ore centrali del giorno, ma preferite quelle mattutine e dopo le 16 del pomeriggio. Per le scottature, se proprio dovessero avvenire, ripeto, cosa da evitare perché da adulti potrebbero essere fonte di eventuali tumori della pelle, possiamo, se la scottatura è lieve, la prima cosa da fare è rinfrescarlo con dell'acqua. Dopodiché, se la scottatura diciamo è un pochino più importante, utilizzare dei cortisonici miscelati a una crema emolliente. E nella fase finale, cioè quella desquamativa in cui appunto la pelle tende a togliersi, soltanto una crema emolliente. Altra preoccupazione per le mamme che hanno magari bambini sofferenti di dermatite atopica: non bisogna fare attenzione che il bambino non venga portato al mare quando la dermatite atopica è in fase acuta. Ma perché questo? Perché la sabbia e il mare è fonte ovviamente di dolore su delle ferite escoriate. Quindi la cosa migliore sarebbe trattare la dermatite atopica e poi andare al mare, perché la climoterapia ovviamente è benefica nei riguardi della dermatite atopica, che sappiamo che è una malattia cronica, non soltanto acuta, quindi molto importante trattarla adeguatamente in modo che possa usufruire dei benefici dati dal mare.